Penso che una tragedia di questo tipo nessuno se l'aspetti da nessuna parte, purtroppo, anche se la cronaca ci sta abituando a queste tragedie. Per noi qua siamo sotto shock, lo dico personalmente, anche sono sconvolto, faccio fatica a trovare le parole, penso che in Certo. questo momento sia meglio magari stare in silenzio prima di dire cose, frasi fatte o cose fuori posto. Ho parlato comunque anche con i carabinieri che stanno facendo il loro lavoro. Mi auguro che quantomeno venga fatta luce su quello che è successo e il mio pensiero va alla famiglia, al bambino di Vanessa e cercheremo di essere più vicini possibile alla famiglia, a tutte le famiglie, perché ovviamente è una Eh tragedia che sì. sconvolge molti nuclei familiari, che sconvolge molte comunità. E anche noi ovviamente ne siamo partecipi e cercheremo di fare no, il nostro dovere, però poi sulla, la giornata più triste. Scusate. Lei la conosceva? Non conoscevo lei, conoscevo il marito, anche se non benissimo, conosco il nucleo familiare. Lei sinceramente non la conosceva, era molto conosciuta però in paese perché lavorava in uno dei Sì. supermercati del paese, per cui era molto conosciuta, quantomeno anche di vista. E questo, insomma, io conosco appunto il nucleo familiare del compagno, famiglia storica di Riese, e posso solo immaginare quello che stanno vivendo in questo momento. Aspettiamo, aspettiamo e lasciamo passare un po' di tempo, speriamo che venga fatta chiarezza e dopo cercheremo di stare vicino alle famiglie. Una tragedia così, una ragazza di 26 anni con un bambino di 4, cosa si può dire? Penso sia una situazione. La disgrazia più grande che possa accadere a una famiglia, a una comunità, quindi è difficile guardare avanti anche in un momento come questo, cioè, si è dato il momento più bello dell'anno, tra virgolette, invece si trasforma nel momento peggiore Sì. per l'intera comunità, e per loro è facile da immaginare purtroppo.